un caleidoscopio di colori, un tripudio di forme, un'esplosione di energie e di rimandi alle principali correnti stilistiche del Novecento, con fini netti e pennellate sicure, tra il detto e il semplicemente espresso, con colori caldi che rompono il silenzio e con rimandi più o meno taciti alla natura, alla vita, alla quotidianità. Da tempo, presente da protagonista sulla scena artistica nazionale e internazionale, Natino Chirico ha inaugurato il 19 ottobre 2017 alla Galleria Spazio Cima a Roma Tempo Sospeso, questo il nome della sua nuova mostra. In esposizione una selezione di opere della sua produzione più recente, che vede, dopo i cicli pittorici dedicati al cinema e ai suoi grandi interpreti, lo sviluppo di nuovi temi legati al mondo della natura e alla riflessione sull'uomo nel mondo attuale. Questa mostra io l'ho voluta chiamare Tempo Sospeso, a significare un momento di grandi cambiamenti, un momento di grandi novità, climatici, l'immigrazione, un tempo sospeso. Io sono figlio del Novecento, il Novecento è stato un secolo straordinario, ho avuto la fortuna di viverlo e oggi mi sento ancora più fortunato di vivere questo, di essere testimone di questo cambiamento. Io con la mia arte, con la mia mostra, voglio dare un messaggio di positività, un messaggio di vita, un messaggio di energia per affrontare questo cambiamento con una mentalità che deve essere molto legata all'amore e non all'egoismo. Ho sempre fatto il pittore e ho sempre vissuto di pittura, non ho mai fatto altro. Ogni tanto penso al coraggio che ho avuto a vivere del mio mestiere. Ripenso ad una battuta di Renato Guttuso in un libro che io lessi quando ero appunto ragazzino, che diceva che se per un'attenzione del Padre Eterno potessi scegliere un tempo e un mestiere, sceglierei questo tempo e il mestiere del pittore. Io mi trovo molto, molto d'accordo su questa interpretazione della vita. Ho avuto il coraggio di vivere di uno dei mestieri più straordinari che esiste, che è quello dell'artista. E questo ha comportato dei grandi sacrifici, ma io non baratterei mai la mia felicità con nessun altro, con appunto ricchezze, con... ho vissuto e vivo un'avventura straordinaria, che è quella dell'arte.